ASMR. Ciao a tutti ragazzi, come va? Spero tutto super bene. Benvenuti o bentornati in un mio nuovo. Come vedete, oggi non sono solo, ma è tornata a trovarci Lavinia. Ciao! Ciao! Ciao, così giusto per essere educati. Allora, oggi andremo a provare, per essere in tema natalizio, abbiamo preparato tutto un set meraviglioso, vestito a tema, io no, però c'ho mollette natalizie. Andremo ad assaggiare del buon cibo americano a tema proprio natalizio con questa meravigliosa box che mi è stata spedita da American Food Shop. Trovate ovviamente il link al loro sito nella descrizione con il mio codice sconto PietroSMR5 tutto maiuscolo per ottenere un 5% di sconto sulla spesa. È totale che andrete a fare, anche lei ha usato il codice sconto, funziona. Poi ha davvero tantissima roba americana, dalle bevande ai dolci ai salati, insomma qualsiasi cosa di americano voi vogliate sul sito di American Food Shop c'è tutto. In più ci sono anche queste box, sia a mystery box normali che box a tema proprio per le feste come questa del Natale. Quindi andiamo ad aprirla e a vedere che si cela all'interno. Tieni, apri la te. Allora, vediamo. Ah, qui ci abbiamo giusto il codice sconto che non vi faccio vedere perché per me. Però appunto c'è buone feste, ti augurano buone feste. E c'è il codice sconto del 10% su una spesa minima di 29,90 €. Lo mettiamo da parte. Ecco che abbiamo all'interno tantissima roba. Sicuramente, perché ormai Reese's lo conosciamo benissimo. Allora, apriamo questi 180 calorie, sto pezzetto. Bene, perfetto. Non ci interessa. Puro d'arachidi. Vediamo se c'è la forma dell'albero.
molto dolce. Credo proprio di sì. Vabbè, vediamo che altro possiamo assaggiare. Queste di natalizio non hanno nulla, quindi non le assaggiamo. Troppo pesanti questi. Big Cup Peanut Butter. Sempre Reese's, buonissimi sicuramente, ci fidiamo. Vediamo, vediamo. Qui abbiamo una casettina di Natale. Carina. Che non so cosa sia. C'è scritto sopra. È sempre per mettere a fuoco, sempre benissimo, bellissimo. Mannaggia. Ecco qua. Ecco la bellissima casetta a tema natalizio. Sono delle palline di cioccolato. Sì. Sì. Esatto. Palline di cioccolato. Prego, apra pure. C'è scritto open here. Belline, guardatele. Metti la mano. Ok, aspetta, devi coprire la faccia. Coprimi la faccia. Vediamo se gli piacciono adesso. Ok, toi. Okay. Eccole qui. Palline, belline, belline. Di neve, tenga. Ma queste sembrano tipo palle da baseball. Sinceramente sì. Medium diligence. Avvicina, avvicina, Masli.
essere una marca famosa la Carpuri, perché ce l'ho sentita altre volte, però queste richiamano l'inverno più che il Natale. Allora, oh, ho fatto cadere. Buono. Adesso questo non è natalizia. Abbiamo qui del natalizio. Ma che è? Frosty Nerds. Watermelon. Giustamente è il cioccolato
passano pure. A me piace tutto, però. Tutto buono, mettiamolo di là. Allora, direi di provare l'ultimo prodotto natalizio, che sono queste gomme, perché poi il resto abbiamo trovato. Sì. La tavoletta della Hershey, che questa è menta e cioccolato, e dovrebbe essere sicuramente molto buona, però non in tema festivo. Poi abbiamo questo Wispa Gold, che sarà qualcosa sempre della marca delle palle di neve, però è tipo una barretta, sì, tipo Twix, esatto, con il caramello dentro. Quindi queste. E dopo abbiamo un Kit Kat al peanut butter e uno Yorick della Nestlé addirittura. Ma la Nestlé produce tanta roba che dico non sappiamo l'esistenza. Ecco qui questi Kit Kat al peanut butter, di certo saranno belli potenti. Poi abbiamo delle glass ball, non so cosa siano, delle caramelle, immagino. Sicuramente sono caramelle. E dopo andiamo con questa natalizia, che in pratica è questo proprio addirittura della original, credo sia del baseball, Big League Chew Bubble Gum. Wow, sono tipo le più famose gomme americane. Questa, la confezione è fantastica. Questo pupazzo di neve, gluten free addirittura. E la confezione è super super americana. Allora, vediamolo se è scritto che si apre, perché se no non capiamo dove. Allora, ma queste credo che si aprono normalmente così. Dovremmo tirare qua, immagino. Oddio, sembra un antibiotico. Come? Questi bastoncini qua, che sono i classici bastoncini di zucchero che si mettono sull'albero, che in realtà tanto classici non sono, perché non sono rossi e bianchi come da tradizione, ma esatto, sono marroni o neri, non riesco a capirlo, sono marroni o neri, mi sa marroni. Non mi pare nero. Vabbè, è un colore e vanno attaccati semplicemente, tutta la cuffietta, riprendere, e vanno attaccati sull'albero da tradizione americana. Oh, ecco qua. Ne vuoi assaggiare uno? No. Bene, basta. Allora, qui l'abbiamo svuotata la box. È rimasto questo, che può rimanere là. Però la roba era tanta e credo che fosse tutta buona, no? Sì. Eccetto le caramelle, quelle un po' particolari. Un regalo, soprattutto. Richiamano una liquirizia, però si dà regalare anche, sono sicuramente molto buone. Fa un po' di tapping, visto che le unghie ce l'hai spesse 20 centimetri. Non è.
stessi.